serve del profeta Ezechiele per mandare questo messaggio ad Israele. Israele è tutto il suo popolo. Il percorso dell'uomo, il percorso spirituale, è un percorso fatto di ostacoli, cadute. È un percorso tortuoso, è un percorso tortuoso sia per i santi, sia per quelli che semplicemente si sforzano di seguire il Cristo. Lo stesso per l'intero popolo, per Israele, che si era allontanato dal Signore. Nella visione ortodossa si dice che la differenza tra un santo e gli altri cristiani è che il santo riesce a toccare vette spirituali e a rimanerne. Noi tutti possiamo toccare in un momento di grazia particolare determinate vette spirituali, successivamente cadiamo. Poi ci dobbiamo rialzare, poi speriamo ancora nella grazia del Signore su e giù. E questo è il nostro, e questa è il nostro percorso. Questo era successo ad Israele. Cosa dice il Signore? Quando ci allontaniamo così tanto, è Lui che interviene. Vedete, possiamo spiegare meglio questo versetto con i versi precedenti che sono stati mirabilmente combinati per questa studiati e trovati per questa settimana per l'unità dei cristiani, alla luce di quanto abbiamo letto ieri, la conversione di Paolo. Forse non è ancora chiaro, ma non sarà, il puzzle, il mosaico si combinerà. La conversione di Paolo, cioè di Saulo, cade, diventa cieco, Anania lo aiuta, è una conversione drammatica. Vediamo un altro tipo di conversione che c'è nelle scritture, quella dell'Etiope. Era una persona pia, viaggiava, e i viaggi all'epoca non erano affatto comodi, e nel viaggio leggeva le scritture e avvicina quando comprate un vino, che cosa comprate? La bottiglia?
il mercato, l'informazione, la televisione, lo spettacolo. Il mercato è un mostro intangibile. Volete che ve lo dimostri? Siamo tutti cristiani, bene. La domenica è il giorno del Signore, la volontà di Dio. È stato detto, lavoriamo di domenica, non è gradito a Dio. Ma c'è crisi. Toglierò dal vostro cuore ostinato, toglierò il vostro cuore ostinato e indietro e lo sostituirò con un cuore vero, ubbidiente. Quanto più l'uomo si allontana da Dio, ha un duplice danno, l'allontanarsi da Dio in sé, ma l'allontanarsi da se stesso. Il linguaggio moderno ha dolore, ma Papa Giovanni si chiama alienazione, l'allontanarsi dalla propria essenza. Pare che sia stata di recente scoperta, no, Papa Giovanni non è, non sei un uomo vero, il tuo cuore si unisce, ti allontani prima di tutto dalla tua natura. Metterò il mio spirito e mi renderò capace di dire ai miei, di osservare e di applicare le leggi che vi ho dato. La disubbidienza con l'allontanamento da Dio produce l'incapacità di seguirlo. Più si prega, più si vuole pregare. Ci si unisce a Cristo, più si ha desiderio di vita spirituale. Comprendete? È lui che ora. Se pensiamo che questo sia un brano che è stato scritto, un brano profetico, e non si sia operato, vi invito ad una riflessione. Quante volte nella storia della cristianità noi Israele, nuovo Israele, ci siamo allontanati e quante volte in quanti modi siamo stati riportati a Cristo? Mi spiego. Cioè si è servito di un uomo per il rinnovamento spirituale, perché questa fiamma continuasse ad ardere potentemente. Per i fratelli e le sorelle cattoliche hanno avuto e così via. Si è servito di Ezechiele a mandare un messaggio. E quando Israele si è lontano, manda qualcuno che rinnovi, venga a
veramente la divinità, la sicurezza spirituale, manda un uomo, questo santo, che con la sua sola presenza rinnova la Chiesa. Ecco il cardinale che spesso vedete alle chiese ortodosse, che ti rimane San Serafino, santifica tutto. E migliaia intorno a te si santeranno. Diventa tu luce per gli altri. E diventerai un rinnovamento, figura. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Infatti l'amore di Cristo ci sorregge, perché siamo sicuri che uno morì per tutti e quindi che tutti partecipano alla sua morte. Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per Lui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò d'ora in avanti non possiamo più considerare nessuno con criteri in questo mondo. E se talvolta abbiamo considerato così Cristo, da un punto di vista puramente umano, ora non lo valutiamo più in questo mondo. Perché quando uno è unito a Cristo è una creatura nuova. Le cose vecchie che sono passate, tutto è diventato nuovo. Questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, che ha dato a noi l'incarico di portare altri alla riconciliazione con Lui. Così Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo, perdona agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi l'annunzio della riconciliazione. Quindi noi siamo ambasciatori uniti da Cristo. Ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo, lasciatevi riconciliare. Demut, Milde mit Geduld hervorbringt. Es muss auch
Und kaum Europäer streben einander.